Renato, quel lavoro là non si può fare, te l'ho già detto. Ci mandava in borghese ovunque a Piazza Vetra. O mettetevi d'accordo tra di voi. Chi deve venire, chi non deve venire. Io vado a buttare un occhio. Oh, ma che in Brasile le villette costano. Sì, eh. Va bene. Però, Renato, io poi... Dopo questa, basta. Ma perché? Perché basta, ho parlato con Maria, basta. E cazzo, la mammetta non gli dà permesso. Sto giocando, Tu mai visto così elegante sul lavoro a te? Che è successo? È bello, no? Cappotto puro cashmere. Abituccio l'oro piana, ragazzo della Maria. Cinturone Texville. No, dove l'hai trovata questa figata qua? Guarda, su qua, un attimo, tiri fuori il ferro. Signor Tambasco, questo fratello viene da Parma, si chiama Antonio Gallenga, ma noi lo chiameremo Procida. Ascoltatelo molto bene. Procida vuole attentare alla vita del re di Savoia. Di Carlo Alberto. Non si possono impunemente illudere i liberali per poi perseguitarli e fucilarli. Carlo Alberto deve morire. E io morirò con lui. Non c'è altro modo se non avvicinarlo e pugnalarlo al cuore. Che devo fare? Procida ha bisogno di un'arma. Ma ha detto che vuole pugnalarlo. Infatti di un pugnale che c'è bisogno. In questo momento, a Torino, è impossibile procurarsi l'arma. E cosa volete che faccia? Che rubi un coltello in una cucina o in una macelleria? Ho detto che a Torino è impossibile procurarsi l'arma. Bisogna andare a Ginevra da Mazzini e farsi consegnare un pugnale. Perché non ci va lui? Perché ormai Procida è troppo noto. E poi il comitato vuole che sia un terzo fratello a farsi consegnare quello che è in tutto e per tutto un sigillo. Voi siete appena arrivato, nessuna polizia conosce il vostro viso. Ma io devo ancora ricevere... Abbiate fede, signor Tambasco. La morte di Carlo Alberto incendierà l'insurrezione che stiamo preparando. Tutti i nostri sforzi avranno una spinta straordinaria. Questo sarà il vostro passaporto. Partirete domani stesso. Ma chiaramente ci sono delle domande, no? Che... come dire, che aleggiano sopra di noi. E noi chiaramente parliamo di una realtà invisibile. No, però la cosa importante è che voi capiate che questa realtà può fare qualcosa per voi. Perché noi viviamo come degli schiavi, e loro lo sanno. Noi viviamo come degli schiavi, diciamo la verità. Ma anche io, prima di essere coinvolto in questo grande progetto divino nel quale sono stato chiamato, sapete cosa facevo? Volete sapere? Lavoravo in un call center. In un call center, 820 euro al mese per 8 ore. E adesso lavoro con lui. Insomma, lavoro con Dio e lavoro con gli esseri di luce. Non ci conosciamo, no? No, credo di no. Tu non sei l'esperto delle Pleiadi? Ascoltami, io avverto una forte negatività in te. Dovresti aprirti, abbandonarti un po' più alle energie positive astrali. Come lei, eh? Che vieni da Venere, secondo me. Vabbè, che veniamo tutti dalle stelle, lo sapete, no? Ma dai. Scusa, sbaglio, mi stai attaccando. Perché fai così? No, siamo tutti sulla stessa barca, dai. Poi tu che sei una invece mi sembra piena di cose intriganti, positive. E io sono particolarmente sensibile a quel nome. Piango continuamente, soffro. Sono sensibile. Secondo me sei solo un figlio di puttana. Adesso vado da uno che è sicuramente molto meno sensibile. Ma molti più attributi.